Buonasera a tutti, è un onore per la Gazzetta Nazionale ospitare questa presentazione del libro Capocazia. Tra l'altro Michele Ennis è un amico, quindi a me fa personalmente particolarmente piacere. È un onore avere dei relatori come il Presidente Prodi e il Presidente Conte per questo museo che cerca sempre di essere al centro del dibattito culturale. E ringrazio moltissimo per questo Maddalena Santaroni e gli amici dell'Arte Valle Giulia, dell'associazione che lei rappresenta, che organizzano queste presentazioni. E buona serata a tutti. Grazie. Grazie davvero, buonasera, benvenuti tutti. Con autorevoli relatori era impossibile non immaginare un pienone questa sera. Noi partiamo da questa parola sola, una sola parola, un neologismo che ci racconta un po' come quei bollini rossi che ci servono a indicare la via nelle mappe per le uscite d'emergenza. Questa parola capocrazia perché ci indica anche, ci racconta dove siamo in questo momento, che cosa verosimilmente accadrà, che cosa non ci piace che accada e soprattutto quali potrebbero essere le proposte, quali sono le risposte, quali sono le vie d'uscita. Il nostro professore Michele Ennis, costituzionalista, scrittore, professore emerito che ci accompagna dalle pagine di Repubblica, lasciatemelo dire, con i suoi commenti sempre così gustosi, si concentra e in questo libro così utile, uno strumento di lettura così acuto, ci dice che cosa è avvenuto in questi ultimi anni, fa un quadro internazionale di quello che potremmo utilizzare come raffronto per imparare le lezioni da altri sistemi presidenziali che funzionano o che non hanno funzionato bene in alcuni momenti e soprattutto ci riporta, nessuno è innocente dice, questo è vero, ci riporta ai nostri limiti, alle riforme mai partite, a quelle sempre vagheggiate e che di fatto con alcuni interventi non hanno fatto che peggiorare la nostra preziosa carta. Proprio ieri diceva a un certo punto la grande riforma, la più performante, e in effetti è una riforma che ci farà molto discutere, che già spacca moltissimo tutto il nostro sistema istituzionale. C'è ovviamente una disamina attenta dei rischi, c'è il tema delle riforme che tra loro sono anche una contraddizione in termini, lo vedremo, il premierato da un lato, l'autonomia differenziata dall'altro, e c'è naturalmente l'idea che i potentati locali e i nostri, come dire, presidenzialismi di fatto, no? Lui aveva cominciato, il professore Ennis, parlando del decretismo qualche anno fa, di fatto ci riportino dentro un sistema che è lì e lì per implodere. Ma per tornare al premierato non possiamo che non ascoltare i primi interventi e il loro quadro, l'elenco delle criticità per loro da parte del professore Romano Prodi, che siamo molto felici stasera di ospitare qui, e da parte del professore Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Credo che sia la vostra prima volta insieme, non vorrei sbagliarmi, in un incontro pubblico, anche se naturalmente vi siete sentiti, vi siete visti, però forse, professore Prodi, è la prima volta o sbaglio? Che vi incontriate pubblicamente a parlare di questo. Sì, è la prima volta, ma ci vuole una prima volta nella vita. No? Sì, e serve anche a buttare giù i muri. Allora, in queste ore, come le agenzie ci hanno riportato, come i siti riportano, ci sono stati degli emendamenti passati a proposito del DPL Casellati sul premierato che in qualche modo, secondo ci racconta la maggioranza, servirebbero a non intaccare troppo, a non indebolire troppo i poteri del capo dello Stato. Ma lei, e parto da lei, caro professore Prodi, in realtà ha già detto molto chiaramente che questa riforma, che questo premierato non le piace per niente, perché spazzerebbe via, come primo senso, come primo grande ostacolo, spazzerebbe via l'idea, la figura del Presidente della Repubblica come figura di garanzia e di equilibrio tra i poteri dello Stato. Su questo mi pare che non ci siamo stati passi avanti. Senta, io non so niente degli emendamenti Casellati, tanto arriva un emendamento al giorno, quindi aspettiamo
gli emendamenti di domani, però un fatto è chiaro. Se da un lato c'è l'elezione diretta dal popolo, dall'altro no, lo squilibrio dei poteri viene da se stesso, cioè lo voglio vedere in caso di scontro. Uno dice, ma io ho avuto, come il libro riporta la frase di Berlusconi, no? Che diceva, io non sono stato nominato Presidente del Consiglio dal Parlamento, ma dal popolo. Aveva già fatto l'anticipazione, no? E proprio perché è un'altra cosa se uno è fatto dal popolo. Quindi Berlusconi, per dire io sono come Dio, diceva io sono il primo ministro del popolo, ecco. E quindi è inutile star lì a discutere che la figura del Presidente della Repubblica viene diminuita. È chiaro che viene diminuita. Come viene diminuita, intendiamoci, e questo il libro la descrive bene, che è una tendenza già in atto, come viene diminuito il potere del Parlamento. Cioè non c'è più l'equilibrio dei poteri, che è la base fondamentale della democrazia, anche della democrazia americana, dove pure c'è un presidente che sostanzialmente, anche se in secondo grado, per via degli elettori che ci sono in mezzo, viene eletto dal popolo. Però il libro è molto attento ad analizzare i contropoteri che ci sono negli Stati Uniti, cioè come è eletta la Corte, quale è il ruolo della stampa, perché qui c'è un altro discorso, attenzione, ci sono anche i problemi dei contropoteri di fatto, noi vediamo come su tante cose, anche recentissime polemiche, il primo ministro direttamente ha colpito la stampa, cosa che è un fatto abbastanza inusuale in questi casi. Quindi è chiaro che la distorsione c'è, è evidente, e poi soprattutto è molto interessante perché si tratta di un esperimento, come dice il professor Ainis, che è stato fatto in modo preciso, identico, in un caso solo, nel caso israeliano, ed è fallito ripetutamente, non ha avuto nessuna possibilità e ha dato luogo solo a degli scontri. Ecco, questa è la sintesi della tesi riguardo ai poteri e alla distribuzione dei poteri, no? Quindi è molto chiarissima questa tesi, io la condivido assolutamente in pieno, e amen, ecco. C'è una cosa, professore Conte, che va messa in chiaro, perché chi, come la Premier Meloni, porta avanti con grande tenacia, pensando esclusivamente, diciamo, come orizzonte a questa conquista, a questo ribaltamento del sistema con la conquista del premierato, adduce come motivazione o pretesto, a seconda dei punti di vista, che questo serva moltissimo alla stabilità. Ma alla stabilità, lei l'ha detto, professor Prodi, in altri casi, e lei credo concordi, questa stabilità non si ricerca con una legge elettorale degna di questo nome, in un paese dove l'aspettiamo da tanto e dove in realtà tutti i tentativi poi hanno prodotto un pasticcio, come il professore Ainis scrive molto e ricostruisce con grande esattezza, no? Concetto complesso. Giorgia Meloni si è presentata in campagna elettorale e credo al punto 3 del programma ha annunciato questa riforma, con la particolarità ha annunciato l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Oggi noi ci troviamo invece con un'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Perché questa deviazione? Comprensibilmente c'è stato un dibattito all'interno della maggioranza, al di là dell'apparente convergenza e unanimità che esprimono, molti hanno avuto la preoccupazione di andare a toccare la figura del Presidente della Repubblica. E allora quasi fosse un espediente
in corso d'opera hanno detto: e allora eleggiamo il Premier. Attenzione, il dibattito, come ci illustrerà, immagino, poi nel suo intervento il professor Ainis, è ben noto ai costituzionalisti. L'elezione diretta del Premier, cioè il capo dell'esecutivo, diciamo che non è una bestemmia. Sergio Galeotti, un costituzionalista pavese, e il professor Ainis lo cita, più che pavese era di Albino, già nel 1966, iniziò a discutere, eravamo, sapete, in prima Repubblica, sono stati dei governi che sono durati pochi giorni, si alternavano continuamente e c'era un balletto, giustamente come dice l'autore, tra crisi di governo e governo di crisi. Era una situazione spesso di instabilità ripetuta, frequentissima. Quindi nasce questo dibattito e si sviluppa. Probabilmente i nostri costituenti hanno sbagliato impostazione. Erano ovviamente un po' obnubilati dal terrore della dittatura e per evitare, diciamo, delle deviazioni verso forme di rafforzamento della leadership, hanno optato invece per la forma di governo parlamentare, dove però hanno scoperto, hanno rafforzato le garanzie costituzionali, ma hanno lasciato il fianco scoperto, quindi la fragilità del sistema, alla stabilità. Qui però nella riforma che ci viene oggi proposta, cioè questa riforma è un inganno, perché confonde il problema della stabilità col problema della intensità dei poteri in capo all'esecutivo, al leader dell'esecutivo. Cioè, la stabilità, tu la puoi, è un problema, attenzione, lo dobbiamo risolvere. È la ragione per cui io da subito ho detto sono disponibile a sedermi a un tavolo, anche con questo governo, per cercare di concordare, muovendo da una diagnosi di un sistema che può essere revisionato, però dobbiamo anche individuare le patologie. E la patologia oggi non è che il Presidente del Consiglio, qui Romano tu sei stato Presidente del Consiglio più volte, io anche lo sono stato, io non credo che noi abbiamo avvertito di non avere sufficienti poteri per esercitare in modo efficace e legittimo il nostro ruolo di Presidente del Consiglio. Quindi qui si confonde il problema dell'intensità dei poteri con la stabilità. E il rimedio che ci viene offerto è un rimedio che apparentemente garantisce la durata in carica del Premier, ma di fatto sconvolge completamente l'assetto costituzionale, perché lo squilibra completamente. Perché in funzione di questa intuizione, e come viene perseguita questa intuizione? Simul stabunt, simul cadent. Caro Parlamento, tu vieni eletto con me, un'unica scheda, veniamo eletti con premio di maggioranza, stiamo insieme, se le cose non funzionano, io vado a casa, Presidente del Consiglio, voi tutti ve ne venite con me. A quel punto lì c'è un potere di ricatto implicito che asservisce il Parlamento al Premier di turno. Per cui il Premier porta una proposta legislativa, se non vi va bene, ci andiamo tutti a casa. L'approvate, non la volete approvare, decidete bene e valutate, perché io vado a casa, ma voi tutti con me. E io semmai vado a casa quando decido io, ho anche un potere. Perché se decido io quando andiamo a casa, andrò a casa quando sento che il sostegno popolare è dalla mia parte. E in più, tutto questo scompassa completamente l'assetto attuale. Giorgia Meloni non deve venirci a raccontare la frottola che tanto non andiamo a toccare i poteri del Presidente del Consiglio, della Repubblica.
perché nel momento stesso in cui rafforzi così intensamente il ruolo del Presidente del Consiglio, automaticamente tu hai completamente svuotato il ruolo del Presidente della Repubblica. Ora, non voglio cimentarmi in ragionamenti costituzionali, ma nel diritto costituzionale si ragiona anche per modelli. Se oggi noi avessimo un modello presidenzialista, e non dovremmo neppure scandalizzarci, perché negli ultimi 50 anni è forse il modello che si è diffuso di più di tutto, di tutti, nel mondo occidentale e non solo. Ma questo è un modello che non ha eguali, io l'ho definito da subito un ircocervo, secondo me perché ti stai prendendo troppo più tempo, Presidente. E allora ho finito. Voglio solo dire una cosa, attenzione. Se fosse un sistema presidenzialista, semipresidenzialista, automaticamente succederebbe quello che può succedere in Francia, quello che succede abitualmente negli Stati Uniti. Avremmo un presidente che si contrappone al Parlamento, che deve cercarsi la maggioranza del Parlamento. Sono due organi, entrambi legittimati dalla volontà popolare, ma non l'uno a servito dell'altro. Anzi, la dialettica è la prima garanzia della contrapposizione dei poteri tra esecutivo e legislativo. Oggi noi questo qui non ce l'abbiamo, salta tutto. Immaginate, e concludo, il Presidente della Repubblica oggi non è eletto direttamente dalla volontà popolare, ma ha un ruolo di garanzia forte dell'unità. Immaginate, voglio venire ai giorni nostri, quando lo sentiamo, poi ognuno lo interpreta un ruolo come ritiene, secondo le sue sensibilità, ma il Presidente della Repubblica che in un momento così delicato interviene, abbiamo sentito tante dichiarazioni fuori luogo a dire che l'utilizzo nei manganelli nei confronti dei nostri giovani ha volto scoperto un fallimento, lo dice con pieno rispetto ovviamente delle forze dell'ordine, come ancora più di recente quando dice guardate che la Repubblica è una, non è una federazione di repubbliche con questo progetto evidentemente di autonomia differenziata. Allora immaginate lo stesso Presidente della Repubblica che parla di fronte a un Premier tronfio di sé, che assume in sé i pieni poteri e ha servito anche a sé il Parlamento. Secondo voi queste parole avrebbero ai nostri occhi lo stesso suono? Grazie. Professore Ainis, ti coinvolgo subito e naturalmente ti do del tu. Tu in questa disamina così strutturata, c'è la competenza e la storia del costituzionalista, ma c'è anche la scrittura, quel velo di nostalgia per i grandi costituenti che usavano quella lingua, abbiamo nostalgia di quella lingua, tu li bacchetti profondamente per tutti gli strafalcioni, le ripetizioni, quell'italiano pieno di, così pleonastico, no? Pieno di cose che si dovevano, come i costituenti, hanno lavorato invece di matita, molto di gomma, più che di e dentro racconto così ancorato alla storia e alle nostre garanzie costituzionali, ti chiedi anche, ma dentro questo paese, dentro questo presidenzialismo, in cui c'è sfiducia degli elettori, in cui c'è un'astensione così grande, ne hai parlato proprio in queste ore nel tuo ultimo commento per Repubblica, a chi affidiamo allora le sorti del paese e della nostra democrazia? A questi partiti in crisi? E dai una proposta importante che in altri paesi è stata adottata, la proposta di uno strumento di partecipazione forte, diretto, di una commissione, dici, di non parlamentari, in cui depositare proposte e idee che poi naturalmente sarebbero vagliate. Ecco, tu pensi che potrebbe essere raccolta e chi qui la vuole raccogliere? Come? Allora no, non verrà raccolta, figuriamoci, però questa idea da cosa nasce? Nasce dalla diserzione elettorale che alle ultime politiche nel 2022 ha toccato un italiano su tre, non è andato a votare.
Questo significa che c'è una maggioranza parlamentare legittima, ovviamente, però fiaccata da questo basso consenso, e sostanzialmente riflette il 30%, forse anche di meno, dei consensi espliciti. Allora, nel momento in cui si tratta di cambiare faccia alla Costituzione, io credo che bisogna farlo con un apporto dei cittadini, con un coinvolgimento dei cittadini. Si era parlato in un primo momento, facciamo una bicamerale, no? Che è quello famolo strano, insomma, no? Alla fine esce sempre quest'idea, ma non è stata cavalcata, ma la bicamerale comunque non coprirebbe un deficit di legittimazione effettiva, perché si tratterebbe di una commissione di parlamentari che ricordo, perché credo che questo sia il maggiore guasto della democrazia italiana e anche forse la principale causa della disaffezione alle urne, i parlamentari sono eletti con dei listini bloccati, con un sistema di pluricandidature, sicché tu per esempio ti mandano in un collegio maggioritario dove uno vince e gli altri perdono, ma siccome sei anche nel listino bloccato del proporzionale, tu perdi ma vinci lo stesso. E quindi questo qui è molto demotivante, molto frustrante, credo che sia una causa della scarsa affluenza al voto. Allora l'idea era quella, sarebbe bello, ci sono anche delle esperienze, una in Islanda, certo è un'isoletta, ma insomma la fecero nel 2011, tu eleggi un'assemblea di non parlamentari, potrebbero essere 75 come era la commissione presieduta da Terracini, da Meuccio Ruini, e gli fai fare un progetto di Costituzione. Questa commissione però la apri, in Islanda usarono Facebook, usarono i social, alle proposte della cittadinanza, dei gruppi associativi, e poi ti presenta un progetto che sarà il Parlamento a dover approvare o respingere. E poi ci deve essere un referendum, perché una delle contraddizioni, questa è una contraddizione politica, mi pare di poter dire, viene presentata questa riforma come una, diciamo, un'arma in più per il cittadino, adesso tu scegli chi ti governa, no? E poi si dice anche, ci auguriamo che venga approvata con i 2/3 in Parlamento e che quindi si chiuda lì la vicenda, ma no. È obbligatorio che ci sia poi un referendum dopo, cioè non possiamo noi essere espropriati. Cioè tu dai il potere di decidere attraverso questa riforma il capo del governo, ma non dai il potere di decidere sulla riforma che decide il capo del governo. È uno dei pasticci, ce ne sono vari. Io parlavo di quasismo, no? Di una riforma quasi parlamentare, quasi presidenziale, alla fine non è né carne né pesce. Per esempio, il Presidente del Consiglio viene eletto quindi con un moto di fiducia popolare, ma poi deve avere la fiducia delle Camere, no? E se non gliela danno? Se non gliela danno, il Parlamento si mette contro il popolo, il minuto dopo che il popolo ha scelto un presidente, no? Oppure, altro elemento che a me pare incongruente, c'è una, diciamo, fatua contro i ribaltoni. Quella maggioranza deve essere blindata, quando in realtà governare, il Presidente Prodi lo sa bene, è la fatica della mediazione, il compromesso, l'ascolto, ma invece lì sei blindato, no? Non puoi, anche il secondo Premier, che poi è cambiato in questi emendamenti, comunque deve essere figlio della stessa maggioranza. Questo che cosa dà? Dà un potere enorme di ricatto anche al piccolo partito della coalizione che fa maggioranza, i cui voti sono determinanti. Quindi, diciamo, è un po' questo, è il trionfo dell'ossimoro, ma noi in Italia siamo specialisti in questo sport. Professore Prodi, il trionfo dell'ossimoro, però poi c'è, voglio tornare, perché Michele è partito dal tema della grande astensione, che è un'altra cosa che le sta molto a cuore, di cui lei ha parlato spesso, no?
come si fa? Adesso abbiamo visto anche l'Abruzzo, lei sull'Abruzzo si è espresso, ma mi fa piacere, per esempio, un piccolo esempio, l'ultimo in ordine di tempo, però come si fa da parte soprattutto delle opposizioni che hanno questo dovere adesso di ricongiungere l'elettore al cittadino, se non immaginando un'altra legge, battendosi per un'altra legge in cui conti davvero quello che l'elettore pensa, conta davvero quale sia il suo gradimento verso chi si è impegnato sul territorio o chi non c'è mai stato, perché tanto basta, diciamo, ingraziarsi il capo del partito e si risponde solo a lui per tornare a sedere in Parlamento o no? Ma qui dire, la discussione va avanti secondo me nella direzione giusta, cioè da un lato emerge che queste riforme si fanno assieme, cioè la prima cosa che mi ha colpito di questo fatto è che improvvisamente esce una proposta. Tra l'altro la prima tesi dell'Ulivo partiva dicendo le riforme si fanno assieme. Poi puoi scegliere anche il modo islandese, no? O può essere il Parlamento che nomina una commissione congiunta e poi il referendum popolare, ma certamente il problema è che la riforma si fa assieme. Seconda cosa che è emersa, attenzione, prima di rivoluzionare la Costituzione, se vogliamo la stabilità e la durata, facciamo una legge elettorale. E questo è un altro aspetto chiaro, non una legge elettorale che dia il 55% dei voti a chi prende il 40 o il 30 al primo che arrivi, ma una legge elettorale che dia la stabilità. Allora, voglio dire, noi l'avevamo quasi la legge elettorale che dava la stabilità, anche qui non per rifarmi al tempo passato, ma quando dicevamo la legge elettorale deve essere uninominale, a doppio turno, maggioritaria, era chiarissimo, perché andava a riparare ai guai che ha elencato prima Ainis, cioè che ti mettono dei parlamentari nell'elenco deciso dai partiti e visto che quell'elenco può anche non andare bene, c'hai sempre la riserva indiana che puoi essere eletto anche se vieni bocciato. Ecco, queste voglio dire, ma insomma, questa è la durata, questa è la stabilità, questo tiene l'equilibrio dei diversi poteri. Poi nella seconda parte della Costituzione puoi riformare tutto quello che vuoi, eccetera. Ma anche qui, senza mettere non solo a rischio, no? Ma insomma decidere vogliamo una repubblica o vogliamo tante repubbliche. Questo è un altro dei problemi che emerge fuori dal libro. E il rischio che poi il combinato disposto, infatti, di questa riforma costituzionale è poi facciamo il federalismo differenziato. E allora si va in quello che Ainis critica in tutto il suo libro, dicendo ma decidetevi, che cosa volete? Volete un paese o volete tante repubbliche diverse fra di loro? Ecco, noi siamo di fronte a tutte queste incertezze. E è interessante che si è scelto, però questo il libro lo dice bene, si è scelto qualcosa che era diventato popolare, no? L'idea di uno che comanda adagio, era venuto fuori. E l'abbiamo visto in Francia, in un momento particolare, e poi tutti i problemi che questo ha successivamente riportato. Però, attenzione che c'è un'altra riflessione in tutto il libro, che il problema non è solo che la Costituzione ha degli aspetti che debbono essere rinnovati, emendati, occorrono le garanzie, ma che non è stata sostanzialmente obbedita. Questo è l'altro aspetto. Oh, ma dico, prendiamo uno degli esempi che fa Ainis. L'articolo 49 della Costituzione
dice partiti e sindacati devono operare con metodo democratico. Oui. E quello è il metodo democratico. Quando l'avete visto il metodo democratico? Questo è il problema. Quali sono le garanzie del metodo democratico? Ecco, allora, sempre in tutto il testo c'è questa distinzione fra le prescrizioni di diritto e i comportamenti pratici che il Paese ha avuto. Il Paese se n'è andato per conto suo, continuamente. Ecco l'altra lezione da imparare. Allora, per questo motivo, ritorniamo al discorso iniziale. Bisogna che una riforma venga fatta assieme, anche perché, altro aspetto, deve durare a lungo. Deve durare a lungo. E titolo quinto, una cosa, l'altra, su e giù, aggiungere il problema dell'ecologia quando c'era già nel testo iniziale, si chiamava paesaggio, ma c'era, e c'era nel 46, voglio dire, ecco, però c'è questo desiderio continuo di rifare il testo. Allora bisogna farlo assieme, ma rifarlo duraturo nel tempo, mettere delle leggi elettorali, un'altra cosa, leggi elettorali, Aynes fa l'elenco di quanto sono durate negli altri paesi, durano da sempre, vuol dire in Germania è costante, in Gran Bretagna non ne parliamo, in Francia con i limiti che ha avuto, però è sostanzialmente costante, hanno corretto soltanto la durata della presidenza. Ecco, questo invece il Porcellum, il Rosatellum, eccetera, 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 sono fatti continuamente e in vista delle elezioni successive. Allora, così questa riforma è in vista del governo esistente. Questo è prodomomea, sempre prodomomea. Questo è l'altro aspetto. O la fai assieme, o il governo che la propone la fa per sé. Non è che ci voglia molto di conoscenza di diritto per capire queste cose. Scusi professore, prima di passare al nostro presidente Conte, però velocissima su questo tema, perché lei giustamente l'ha citato e anche Aynes dice nel libro, adesso nessuno più ha la faccia di difenderlo, però l'autonomia di oggi, che è appunto inaccettabile per i motivi che diremo, è figlia di quella riforma, il titolo quinto, su cui la sinistra ha le sue responsabilità, e magari questo ha indotto emuli peggiori, o no? Possiamo dirlo che è un peccato originale. Non ho capito bene. La riforma del titolo quinto è un peccato originale che è stato fatto per inseguire, no, la l'istanza leghista, l'istanza federalista dalla sinistra, ed è stato un vulnus che ha prodotto altri danni. Cioè, invece di farlo assieme nel paese, si fa assieme nella coalizione, che, per cui per poter fare la proposta deve essere una proposta in cui si accontentano i membri della coalizione, ma non si coinvolge tutto il paese, quindi l'insieme è un insieme parziale, in questo caso fra Fratelli d'Italia e la Lega, ma è un insieme parziale. Invece, se vogliamo riformare la Costituzione, si faccia, non dico il metodo islandese, che mi sembra un po' complesso, il metodo islandese. Lei che propone per davvero favorire la partecipazione e farlo con il Paese? Ma io, nella mia idea, nella riforma, è il Parlamento, che ovviamente propone la Commissione perché c'è un aspetto tecnico, dà le istruzioni generali, gli obiettivi generali alla Commissione, i limiti, la Commissione procede, fa un testo, il Parlamento lo approva e credo sia necessario un referendum successivo. Questo è quello che io vedo nei cammini di riforma ordinati di una Costituzione. Però, dico, potrebbe benissimo anche ricorrere agli strumenti preventivi di richiamo popolare, si possono fare tante cose, però i passaggi devono essere questi. Il Parlamento crea poi
si crea una commissione, il Parlamento l'approva, questi sono passaggi essenziali e secondo me anche un referendum successivo. Questo è. Presidente Conte, doppio tempo adesso, però con questa sollecitazione, a proposito di referendum, mi faceva adesso venire in mente il professor Prodi, sul referendum noi abbiamo visto, lo abbiamo scritto tutti, la Premier Meloni ha queste tappe in testa, non fa nulla per nasconderlo, le regionali più possibile, poi lei ci parla della piccola ubriacatura, sventola abruzzese, ma ci arriviamo. Quindi le regionali, le europee e assolutamente il premierato, già abbiamo scritto un po' tutti, sta studiando in maniera molto determinata il quesito, il più avvolgente, il più come dire, attraente che possa arrivare ai cittadini. Mi chiedo l'opposizione e voi in particolare, invece come vi preparate a questo appuntamento evidentemente? Ci state lavorando? Sapete che loro sono bravi a far quello che stanno facendo, perché sulla tempistica e sulla determinazione, nonostante le divisioni, le liti costanti, quotidiane, vanno avanti. Ma se devo fare oggi, questa sera, una previsione, secondo me Giorgia Meloni cercherà di portare il referendum quanto più prossimo alla scadenza della legislatura. Sa di rischiare molto, non credo che azzarderà troppo in anticipo, quindi ci ritroveremo con un referendum che è inevitabile, perché non potremo raggiungere in Parlamento, non potremo sottoscrivere questo obbrobrio costituzionale, però se la giocherà, diciamo, molto alla fine, perché non vuole rischiare certo di andare a casa prematuramente. Perché una cosa è certa, lei può anche, memore di quel che successe a Renzi, dire, come ha cercato, no? Ha messo le mani avanti, dire questa riforma la offriamo quasi in modo disinteressato al giudizio degli elettori, ma poi dovrà spendersi per convincerli. E questa è la sua riforma, non c'è dubbio. Quindi rimarrà comunque impigliata in questo giudizio che verrà fornito dagli elettori col referendum. Per quanto riguarda il discorso più complessivo, io volevo fare anche sulla base degli interventi che mi hanno preceduto. Noi abbiamo una democrazia malata, ma fortemente malata. Ed è una patologia, vedete, che non è facile risolvere. Lo abbiamo visto perché sui territori, a livello nazionale, l'astensionismo ormai sta raggiungendo delle punte veramente di grande consistenza. E da questo punto di vista è significativo quando ci viene obiettato, ma proprio per questo allora, facciamo votare i cittadini. Ma guardate che le percentuali di partecipazione non cambiano sui territori perché i cittadini vanno a votare per il sindaco che rappresenterà la comunità locale o il presidente della regione. Quindi che cosa ci stanno prospettando? Una illusione. Abbiamo questo problema, lo risolviamo con l'elezione diretta del premier. In realtà io credo che, tra l'altro, non solo la nostra democrazia, l'astensionismo riguarda un po' tanti paesi anche del mondo occidentale. Io credo che vada contrastato sicuramente con istituti di democrazia diretta. Ed è anche per questo, dico, un'illusione pensare, dire ai cittadini, venite quel giorno a scegliere un premier che vi governerà per tutta la legislatura. Gli affidiamo pieni poteri, ci affidiamo a lui e pensare che si risolverà sulla base di confronti televisivi, di una campagna elettorale, il problema della partecipazione democratica dei cittadini. Perché invece i cittadini, e questo avviene dappertutto, il consenso può addirittura venire meno dopo qualche mese, se viene una iniziativa legislativa che va in urto con la maggioranza del Paese, uno può perdere il consenso. A quel punto lì, anzi, scopriremo
quello che già sta accadendo, che con una minoranza che ha votato, con un premio di maggioranza, dovremmo essere rappresentati da un premier che ci appare fortemente divisivo. Quindi non sarà un fattore di stabilità, stabilità formale, costituzionale, ma instabilità sociale vera, forte nel paese, aumenterà ancora di più la conflittualità, dove, ripeto, gli altri organi verranno completamente esautorati, a partire dal Presidente della Repubblica, Parlamento, per non parlare di tutti gli organi di garanzia. E la filiera che dà vita agli organi di garanzia nasce tutta, almeno per quelli più importanti, dalla elezione da parte dei parlamentari. Quindi chi li ha una maggioranza poi rischia veramente di governare l'intero paese. Quindi capite lo squilibrio. Invece noi dobbiamo andare in direzioni completamente diverse. Rafforzare gli istituti di partecipazione diretta, chiamare i cittadini più spesso con referendum anche consultivi a pronunciarsi. Per quanto riguarda specificamente addirittura la vicenda di una revisione, una riforma costituzionale, come diceva il professor Ainis, che coinvolga i cittadini, sì, in via consultiva si può fare, forse sono anch'io, mi pareva che anche Romano avesse qualche perplessità su una modalità come quella islandese, perché i numeri da noi sono completamente diversi. Quando fu instaurata quella commissione di cittadini, qualche decina di cittadini ebbero qualche migliaio di risposte, di commenti. Da noi, con i numeri che abbiamo, sarebbe difficile governare questo processo. Quindi secondo me un passaggio parlamentare dove si possano abbozzare delle soluzioni da sottoporre prima che si concluda il processo si potrebbe sicuramente, però ecco, l'intuizione di coinvolgere i cittadini anche nel processo che porta poi a elaborare una soluzione, secondo me è un'intuizione che va assolutamente rimarcata, pregevole, che dobbiamo sfruttare. La situazione è così drammatica che, mentre, lo dico a titolo personale, in passato io avrei trovato molto convincente e suggestivo il metodo elettorale maggioritario, tu Romano che hai richiamato il doppio turno uninominale, io oggi penso che per sollecitare i cittadini, lo penso da un po', insieme alla mia forza politica, non rimanga che ritornare a un proporzionale con una soglia di sbarramento seria, perché non possiamo favorire una frammentazione, e con semmai una preferenza per evitare che si creino meccanismi, ovviamente, di giochi cordate. In questo modo io credo che l'elettore possa veramente scegliere, perché anche quel sistema lì, affidando ai partiti la designazione dei candidati, rischia di allontanare i cittadini ancor più dalla politica, aumentare la disaffezione. Posso un attimo? Che ne pensa di questo? No, perché il proporzionale, come si vede, lo stesso sistema tedesco, che tutto sommato è un bel progresso rispetto al nostro, quando la società si complica come adesso, no? Prima in Germania due partiti, poi tre, poi quattro, poi cinque, poi sei, ti obbliga a delle coalizioni sempre più disomogenee. Cioè la fatica che fa oggi la Germania, appunto. E allora io volevo tornare al tuo statement iniziale. Guarda che la nostra democrazia va male, ma non ce n'è mica una che vada bene, ma anche come astensionismo, anche se uno guarda l'astensionismo, ad esempio, confrontando nei diversi paesi delle elezioni europee, è un disastro. Credo che solo in Belgio vanno a votare perché è obbligatorio, se no hanno la multa, quelle robe lì, ma non credo che sia un sistema buono. Allora, io perché penso all'uninominale, come ho detto prima? Perché obbliga al raggruppamento, cioè obbliga, spinge
al raggruppamento, mentre il proporzionale con lo sbarramento tedesco funzionava bene in una società semplificata. Oggi in una società complessa, insomma, qui parlano tutti male di Scholz, il cancelliere tedesco, ma io vorrei vedere se la Merkel avesse avuto nella coalizione due partiti che quotidianamente litigano fra di loro. Altro che rifondazione, ragazzi, dico, Lindner... Bertinotti era la passeggiata. Allora, di fronte a questa realtà, io credo che il sistema elettorale debba anche correggere, cioè spingere verso un raggruppamento, ecco, obbligare in qualche modo, anche se questa parola è un po' forte, perché se no la società, voglio dire, la democrazia, quando era semplice, è come una famiglia povera che mangia solo il pane, no? E la verdura, poi il cibo, il menù si complica sempre di più, sempre di più, sempre di più, e non si sa più come mangiare a tavola. E la democrazia adesso è dappertutto in questo modo, ecco. Ed è questo il fascino del presidenzialismo. E questo è il motivo per cui viene venduto, ma nascondendo i difetti e le tragedie che porta spesso il presidenzialismo. Mi scuserai il nostro bravissimo autore, no, perché voglio insistere ancora un attimo su questo, poi ridiamo la parola a Michele, perché professore Prodi, mi interessa una cosa, dall'impianto e dalle analisi che state facendo sul tema, vorrei portarvi sul terreno più semplice del voto e degli ultimi voti, lei si è già espresso sull'Abruzzo, però io le voglio chiedere, visto che loro appunto non si sa mai, quando adesso sembra che siamo d'accordo, sulla Basilicata hanno trovato un accordo, poi ci sarà il Piemonte su cui invece l'accordo non si sa se ci sarà, ma lei dalla sua lunga, che ha già detto che va serenato molto il capo, che ci vogliono braccia, ci vogliono teste, però che consiglio può dare? Perché anche lei da elettore tutte le volte si chiederà, come tanti elettori del centro-sinistra, ma stavolta stanno insieme, non stanno insieme, le altre volte, come si costruisce allora questa fiducia? Questo non è nel libro di Ainis, ma nel cervello di Conte. Quindi è lì. Il suo suggerimento è lì. Però noi abbiamo lei qui oggi, importante. Il mio suggerimento è: se volete vincere, mettetevi d'accordo, se volete perdere, continuate così. Presidente, la parola a lui perché devo tornare. Pochissimi minuti. Magari fosse nel mio cervello, Romano, l'avremmo già risolto. Io non so, ma per me fare politica nella mia comunità è cercare di afferrare dei principi, li abbiamo anche chiariti a scanso di equivoci, memoria anche di un passato in cui c'erano un po' di incertezze, e poi declinare degli obiettivi ben precisi e in trasparenza anticiparli e perseguirli. Non esprimiamo dei veti, non è nel nostro obiettivo, anzi, per noi la politica, abbiamo messo anche la cura delle parole come principio, ma non come omaggio così. Nel nuovo corso c'è una politica col sorriso che vuole rispettare gli altri, però è difficile se devi lavorare con dei leader che hanno dichiarato, e lo dichiarano esplicitamente e pubblicamente, che il loro obiettivo non è avere una competizione sana, un voto in più, che ci può stare. A me mi attribuiscono che tutti i giorni devo superare il PD, devo prendere un voto. Poi mi spiegherete che cosa succede, lo dico a tutti i commentatori, cosa dovrebbe succedere prendendo un voto in più del PD. Non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è portare avanti dei progetti di cambiamento della società. Un leader che pubblicamente dichiara che il suo obiettivo non è competere, ma distruggere il Movimento 5 Stelle. Allora, qual è il tema vero? Il tema vero è... Di Carlo Calenda. Non lo so, fate voi, non voglio far polemiche. Non voglio far polemiche, lo sai. Però così è un problema.
Ma in più, quando si va e io vado sui territori, io non sono capace di fingere. Allora, in Sardegna c'era un progetto credibile, serio, coerente. Siamo stati convincenti e, se mi permettete, lo dico ai commentatori presenti, abbiamo stravinto, non di 1600 voti, perché Soru era nel nostro campo. Quei voti lì, se li aggiungete, per la maggior parte, voi capite che abbiamo stravinto, perché eravamo partiti azzoppati ed era un'impresa veramente difficile. Ora, all'indomani di quella vicenda elettorale, c'era chi vuole distruggere il movimento, era, dicendo che spesso facciamo politica di sinistra, era in alleanza con Rifondazione Comunista. Il giorno dopo leggo sui giornali che con Conte siamo costretti a parlare. Dopo qualche giorno è iniziata la campagna elettorale, mi sono trasferito in Abruzzo, dove peraltro tutti coloro che sono seduti al tavolo hanno in modo costruttivo lavorato a un progetto con obiettivi che noi ovviamente condividiamo pienamente, della tutela del patrimonio, della sostenibilità, sostegno medio e piccole imprese e via discorrendo. Noi inceneritori, per intenderci. Quindi tutti hanno lavorato, soltanto che mi sono trovato durante la campagna elettorale che sono stato cannoneggiato, il solito discorso, io e il Movimento 5 Stelle. Ma i cittadini come ti fanno a votare? Cioè, come fanno a votare se vedono che addirittura durante le ore calde della campagna elettorale tu vieni dipinto con il Movimento 5 Stelle come l'aiatura, il disastro del sistema italiano? Non è credibile, non è credibile, non prendi voti. E tanto è vero che all'indomani tutti me lo dicevano, mi sono arrivati i messaggi già durante la campagna elettorale: caro Giuseppe Conte, caro Presidente, ma come si fa? Come facciamo? Molti non sono venuti a votare. Quindi quando è così, se non c'è coerenza del progetto, chiarezza, credibilità, concretezza, allargare questo campo per una sommatoria politica, non lo ottieni una sommatoria, ma nello stesso tempo non ti viene manco la sommatoria aritmetica. Quello che apparentemente ti viene portato, tu lo perdi. E non funziona, tanto più che i cittadini non riusciamo a convincere. Il Movimento 5 Stelle, ma voglio chiarire, noi non abbiamo capibastone sui territori, non alimentiamo strutture di consenso da cui poi, come dire, creiamo quel sistema per cui abbiamo voti precostituiti, pacchetti che contiamo in anticipo. Il nostro voto libero è un cittadino liberamente viene a votare, non si muove neppure da casa per venirci a votare in queste condizioni, non so se è chiaro. Quindi non è nella testa, caro Romano, è nei fatti, nella credibilità, nella serietà, concretezza con cui si affronta la politica, che per me è una cosa seria. Presidente Conte, però una piccola provocazione, che non si può giustificare solo così, c'è un lavoro da fare, no? Anche nel proprio campo, proprio velocissimo, perché deve andare. È la ragione per cui noi nel nuovo corso adesso abbiamo creato, tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, 260 gruppi territoriali. Nel discorso che dicevamo, bisogna stare vicino alle comunità locali, bisogna lavorare tutti i giorni. 260 gruppi territoriali che hanno eletto i loro rappresentanti e saranno una presenza costante in tutto il territorio. Ovviamente occorrerà del tempo per essere confidenti con i cittadini, per far sentire una presenza e interpretare i bisogni delle comunità locali. Fare conto pure con un'anima, diciamo, del vecchio movimento. Oggi per esempio mi colpiva moltissimo, a proposito dei segreti nei cervelli, che diceva: io mi annoiano i professori, meno male che non l'abbiamo perché meno male che l'abbiamo invitato qui pieno di bei professori. Michè, una cosa importante l'abbiamo accennata, ma tu cura, diciamo, impallini questa grande contraddizione della riforma e delle riforme che vorrebbero appunto elidersi a vicenda, l'abbiamo accennato, cioè più questa autonomia che ancora in queste ore c'è stata una riunione con i leader della maggioranza.
che dice dobbiamo assolutamente andare sull'autonomia, lo dobbiamo fare subito, e naturalmente tanti parlamentari del centro-sud che frenano. La cosa incredibile è che mentre nel sottofondo c'è questo ricatto tra loro, su c'è quella che chiami contraddizioni in termini, no? Com'è possibile? 20 repubblichette con un premier che deve essere molto più forte, al punto da indebolire in quel modo il Presidente della Repubblica. Sembra una follia. Ma sull'autonomia differenziata, io poi cerco di essere laico su queste questioni, sullo stesso presidenzialismo. Studiosi. Diciamo, non è il fascio, il rischio è lo sfascio, che quando tu crei un sistema incoerente. Ora, ci sta pure... c'è scritto nell'articolo 116 della Costituzione che qualche regione può ricevere delle competenze maggiori. Quando? Quando ci sono delle specificità del proprio territorio, quando c'è una motivazione quindi che regge, è caso per caso, però è un'eccezione. Regola è che abbiamo 5 regioni a suo speciale, 15 regioni di diritto comune con un albo di competenze, eccezionalmente si può allargare il ventaglio delle competenze alle singole regioni. Che cosa fa il DDL Calderoli? Trasforma l'eccezione in regola, perché ciascuna delle 15 regioni di diritto comune può ottenere tutte e 23 le materie in ballo. Io credo che questa sia una delle sciagure che abbiamo, perché poi l'eccezione ripetuta diventa i decreti legge, no? Strumenti eccezionali, ma ormai sono strumenti regolari, tant'è vero che quando poi un'emergenza vera ti cade sulla testa, il decreto legge non ti basta più e allora il DPCM, le commissioni d'inchiesta, no? Anche quella è un'eccezione, perché con la commissione d'inchiesta il Parlamento si sostituisce al potere giudiziario, ne esercita i poteri, e durante le prime due legislature, se ricordo bene, vennero battezzate soltanto 3 commissioni d'inchiesta. E oggi a settimane alterne ne vengono proposte e anche approvate. L'ultima adesso, insomma, pare che sia caduta l'idea di Nordio e di Crosetto, ma insomma, quindi questo fatto qui alla fine, punto dopo punto, ha creato un sistema sfasciato in cui nessuno fa più il proprio mestiere, ciascuno fa il mestiere dell'altro. Credo che Mattarella lo abbia qualche tempo fa, insomma, con un monito ricordato, tornate a fare il vostro mestiere, in cui si è aperta poi, c'è una crisi, no, del Parlamento che dura da decenni. È come se si fosse aperta una voragine che poi ha trascinato dentro le altre istituzioni, e naturalmente questa riforma, che impedisce appunto i cambi di maggioranza, trasforma il Parlamento in un votificio, cioè lo deprime ancora di più, e quindi c'è un calo di credibilità e di consenso popolare sulle regioni, che vengono percepite come dei baracconi in cui sistemi tua cugina o tuo nonno. C'è un calo che riguarda il Parlamento, ma devo dire che la stessa Presidenza della Repubblica, che è l'istituzione più in salute che abbiamo, tuttavia anche lì c'è il Presidente della Repubblica può essere rieletto, ma in modo eccezionale. Io tra i miei ricordi ho, quando venne rieletto Napolitano, lui disse, e citò una cosa che avevo scritto quella mattina sul Corriere, i costituenti hanno lasciato aperta una finestra per tempi eccezionali, che era la rielezione. Però Napolitano venne rieletto, diciamo, come ripiego, il Presidente Prodi lo sa bene, perché c'erano altre scelte, così come anche Mattarella è stato rieletto non per una scelta iniziale dei partiti, ma per un'incapacità di fare una scelta condivisa. Quindi, insomma, abbiamo un sacco di buchi in questo sistema, e c'è il pericolo che il presidenzialismo non sia un tappabuchi, ma un apri ulteriori buchi. Grazie della chiarezza, Michele. Professore Prodi, dalla
da questo sistema sgangherato, con questi rischi. Mi sentite adesso? Grazie mille, tanto è importante sentir loro, però da questo sistema così sgangherato guardiamo all'Europa per un attimo, che le sta e ci sta così a cuore. Alle elezioni europee prossime, lei ha già detto che per esempio sulla vicenda ucraina, sull'invasione della Russia, sulla vicenda del Medio Oriente così dolorosa, divisiva, l'Europa non ha saputo fare quel ruolo che poteva avere. Adesso questa insoddisfazione, che pure appunto è fondata, no? Che attraversa i vari orientamenti, come ricadrà nelle urne secondo lei? E che timori ha? O che osservazioni fa rispetto a queste prossime elezioni europee? Ma le elezioni europee sostanzialmente sono ancora elezioni nazionali, quella è la verità che ci sta sotto. Quindi è difficile vedere una rivoluzione o una tendenza comune. Vabbè, ci sarà un po' più andamento verso la destra autoritaria, eccetera, ma perché sono fatte dei singoli paesi, perché ognuno ce l'ha contro gli immigrati. Io non vedo nel voto europeo una guida per la politica europea, questa è la verità, no? Il voto europeo serve a fare un Parlamento che poi segue le sue leggi, segue le sue cose, tant'è vero che si fanno mille ipotesi sulle alleanze successive, no? Probabilmente attorno alla signora Ursula, ma con varie possibilità di attracco o meno del soccorso meloniano. Più o tanto meno la signora Ursula non se la passa tanto bene, no? È attaccata anche al suo interno, quindi c'è anche questo problema. Sì, proprio per quello che dicevo prima, sono elezioni nazionali e poi si riescono a combinare in qualche modo con un Parlamento europeo. Elezioni europee in senso proprio dovrebbero avere un contenuto europeo, cioè il giorno in cui si sfidano, che so io, per il Presidente della Commissione, un socialdemocratico tedesco e un diciamo così, conservatore francese o viceversa, allora quello è il momento in cui possiamo trovare una unicità, una diversità delle elezioni europee. Oggi sono una composizione di elezioni nazionali, no? Tant'è vero addirittura con conseguenze non elettorali, ma abbastanza gravi, che la Costituzione che preparammo dopo lunghe mediazioni, eccetera, eccetera, fu bocciata nel 2005 semplicemente dal popolo francese perché si erano irritati nei confronti del presidente Chirac. Era non tanto un voto anti-europeo quanto un voto nazionale che si è ripercosso sulla conseguenza europea. Ma qui apriamo un altro discorso, che l'Unione Europea è un processo in corso. Questo è il fatto, non è un processo. Quello che io definisco sempre è un ottimo pane, ma è un pane mezzo cotto. O noi lo cuociamo del tutto, e allora possiamo parlare di elezioni europee con la loro diversità, se no rimane una composizione di elezioni nazionali. Tant'è vero che il potere europeo è passato dalla Commissione, che era tipicamente un tentativo di avere un organo europeo, al Consiglio, che è la rappresentanza degli organismi nazionali. Cioè siamo in un impasse istituzionale in Europa, non diversamente che nei singoli paesi. E le faccio un'ultima domanda prima di passare al professore Conti, al vostro presidente Conti, ma in Europa il PD di Schlein come può combattere questa cosa dal suo punto di vista? E la Schlein che cosa rischia con queste europee? Professore Prodi. La Schlein aderisce al movimento socialista e democratici europei che hanno fatto come hanno fatto i popolari i loro convegni e hanno stabilito una linea abbastanza, non dico, ci metto abbastanza, convergente sui grandi problemi, quindi
nella maggior parte dei casi voteranno assieme sia nella politica ambientale che nella politica estera e così via. Però non c'è ancora quella fusione delle volontà europee che può portare ai grandi cambiamenti, no? Nei problemi grossi, nei problemi, questo sta portando a una paralisi decisionale nei problemi che oggi sarebbero più grandi. Ma perché? Lei ha detto prima non c'è una mediazione europea nella guerra di Ucraina. Per forza che non c'è, perché i singoli paesi hanno degli orientamenti sulla specifica protezione dell'Ucraina convergenti, ma su tutti i modi e gli strumenti per arrivare a questo sono politiche divergenti. E poi l'Ucraina è un miracolo, ma sulla guerra in Iraq non c'è stato accordo, sull'Afghanistan non c'è stato accordo, sulla Libia non ne parliamo. Quindi il problema è, arriveremo a un momento in cui non ci sarà più il diritto di veto, non ci saranno più queste, perché ancora con il diritto di veto e il potere al Consiglio, la democrazia europea fatica, ma fatica molto, perché basterebbe un veto di Malta, che ha 500.000 di abitanti, per fermare 430 milioni di abitanti, ma questo non è democrazia. È adesso questo faticoso cammino verso la democrazia. Presidente Conte, andiamo sull'Europa, però le faccio questa semplice domanda. Le divisioni tra voi riguardo le armi all'Ucraina. Come si sana questa divisione? Una divisione profonda. Chi va a votare se lo chiede. Ma come dicevamo, siamo tutti, noi l'abbiamo dichiarato sempre, concentrati sulle modalità più adeguate, opportune per tutelare l'Ucraina. Però il problema è che questa strategia militare non sta dando frutti, è sotto i nostri occhi. Noi, senza voler essere profeti, lo avevamo anticipato, avevamo tutte le nostre perplessità, le abbiamo espresse, che ci spingevano a chiedere ai nostri governanti, prima Draghi e poi Meloni, di farsi portatori di una posizione negoziale, di impostare, quindi concentrare gli sforzi in quella direzione per non arrivare al risultato che stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Non oso immaginare, quando entreremo nel vivo della campagna elettorale americana, cosa succederà, quando inizieranno i candidati a vedere i sondaggi, che cosa ne verrà fuori. Ecco perché rimango profondamente convinto che sarebbe stato assolutamente opportuno, necessario, raccomandabile impostare subito una svolta negoziale, perché man mano che ci allontaniamo dall'aggressione che c'è stata 2 anni fa, sempre più stiamo perdendo potere negoziale inevitabilmente. E questo, credo che non sto dicendo nulla che non sia verificato sul campo. Quindi rimaniamo convinti di questo, come rimaniamo convinti che su Gaza un atteggiamento dell'Europa, dei nostri governanti, dell'Europa, ovviamente con la pressione sulla comunità internazionale, degli Stati Uniti in particolare, che avesse chiarito dall'inizio, con fermezza, chiarezza, a Israele, vi siamo vicini, avete tutta la nostra solidarietà e avete tutto il diritto di reagire, ma se fate una invasione indiscriminata, in violazione del diritto internazionale umanitario, noi non vi daremo copertura politica. La chiarezza, forse, anche in questo caso, avrebbe potuto evitare quel che sta succedendo e che si vuole, da parte del governo attuale di Netanyahu, si vuole che continui a succedere, perché avete visto
i ministri dell'ultradestra che sono in governo hanno già detto che non devono fermarsi, devono andare a Rafah. E potete immaginare, in una popolazione che adesso è schiacciata in condizioni assolutamente disumane in cui vive, in cui mancano tutti i beni di prima necessità, cosa può significare continuare questa azione sul terreno con le medesime regole di ingaggio. Allora, su questo credo che le nostre posizioni non siano negoziabili. Poi, voglio dire, avete visto, sulla missione per il Mar Rosso noi ci siamo, è una missione difensiva, abbiamo dato il nostro appoggio, perché io ho fatto il Presidente del Consiglio in due governi, non è che noi siamo contro gli eserciti nazionali, non è che noi siamo il pacifismo, quello astratto, per cui deponi tutti i mezzi di tutela e di difesa e ti apri la camicia e esponi il petto. Però io credo che l'Italia abbia il dovere, qui Romano credo che tu puoi convenire, di esprimere una sua sensibilità tradizionale, che significa, cioè, la porta del Mediterraneo, la porta del Medio Oriente, la porta del dialogo tra culture. Noi dobbiamo evitare che si vada verso una prospettiva che, se continua così, durerà decenni. Per cui da un lato avremo l'Occidente, che poi quando lo chiamiamo Occidente diciamo la NATO, e dall'altro il resto del mondo, nella convinzione che noi esprimiamo una leadership, noi tuteliamo la libertà, i valori della democrazia, e di là ci sono tutti cattivi. Questo credo che non possa funzionare, perché se non recuperiamo un principio di governo, una modalità di approccio multipolare, credo che i nostri guai non saranno finiti qui. Presidente, lei ha detto a un certo punto, io non so che succederà adesso con le elezioni americane, qualcuno lo sa quello che succede, alla fine qualcuno le telefonerà e la chiamerà Giuseppi. Lei presuppone, già conosce l'esito assolutamente no della competizione. No, pensavo che alla vigilia magari vi foste sentiti, ecco. No, guardi, era una battutaccia. Io l'ho già dichiarato pubblicamente. Quando ho terminato la presidenza del Consiglio, non ho chiamato altri premier, ho preferito non coltivare rapporti, perché ho sempre inteso che quelli non fossero, per quanto molti fossero cordiali anche sul piano personale, ho sempre inteso che fossero rapporti nati, maturati, che dovessero essere inseriti nel contesto di un incarico istituzionale. E chi è venuto dopo di me, leggi Draghi o ancora dopo Meloni, rappresentano l'Italia, rappresentano anche me. Mi dispiace purtroppo che delle volte mi rappresentino male, non raccogliendo istanze, sensibilità che ritengo giuste. E concludo, Giorgia Meloni, mi avete sentito dall'inizio, io non ho mai pensato che non avesse la piena legittimazione a governare, anche se stiamo parlando di una minoranza del Paese, loro delle volte lo dimenticano perché dicono che hanno avuto i voti popolari, ma non hanno la maggioranza del Paese, se teniamo conto dei cittadini che sono andati a votare. Però io credo che debba stare attenta, perché c'è molta arroganza e molta inaffidabilità. L'abbiamo visto stasera, se convenite con noi, per quanto riguarda la riforma costituzionale, o con me, non voglio allargare il discorso, per quanto riguarda la riforma costituzionale, per quanto riguarda la riforma dell'autonomia differenziata, e credo che sia proprio pericoloso, veniamo anche alla omogeneità di un progetto, di una visione di paese, far finta che sia un progetto unitario, poi si va a governare e ci si divide le riforme. Allora io, Fratelli d'Italia, ottengo il premierato e non mi dovete intralciare. Voi, Lega, vediamo l'autonomia differenziata e lo porteremo avanti, state tranquilli anche voi.
Quanto a Forza Italia, voi non c'avete nulla, vabbè, vi diamo la giustizia e sfasciamo il sistema giustizia, perché stiamo sfasciando spazza con loro. Eravamo il paese, eravamo diventati dopo anni il paese con la legislazione più avanzata in materia di anticorruzione. Per chi non lo sapesse, a livello internazionale i convegni, le conferenze ci portavano così, su un piatto d'argento. Adesso stiamo riprecipitando, stiamo smantellando tutto. Allora, e concludo. Sì. Tu, cara Presidente, fai delle affermazioni anche che sono, diciamo, dai una visione del paese molto distorta, perché quando tu dici le tasse per me non sono bellissime, e vabbè, però se quella che ha detto le tasse sono un pizzo di Stato, quindi forse detta così ti viene proprio male alla luce di precedente espressione. Poi ha precisato, io sono per le libere donazioni, e vabbè, siamo nel paese delle liberalità, e sono contraria ai prelievi imposti dalla legge. Però attenzione, poi sei contraria ai prelievi imposti dalla legge quando si tratta di extra profitti nei confronti delle banche, ma poi le tasse nei confronti dei bambini, delle donne, raddoppio dell'IVA sui prodotti di prima infanzia, quei 2 miliardi che non è preso dalle banche, le prese alle tasche dei cittadini, e allora non ci siamo. Chiudiamo con il professore Prodi, però prima voglio chiedere a Michele una cosa, perché questo libro, lo voglio ricordare, La nave di Teseo, Capocrazia, se il presidenzialismo ci manderà all'inferno, ma tu che hai la pacatezza, la distanza dello studioso, del giurista, ma anche dell'analista, il gusto e la curiosità di cogliere gli umori popolari, ma tu pensi, visto che uno delle sintesi che fai, dici, tendiamo come paese alla tirannide temperata dal tirannicidio, ma la verità che secondo te gli italiani l'hanno capito questo rischio insito in questa riforma? Cioè gli italiani l'hanno capito il rischio che corre tutto il sistema paese, a prescindere, diciamo, dal proprio orientamento, dalle proprie ideologie, culture politiche? Ma io ho paura che all'inferno ci siamo un po' già, quindi diciamo rischiamo di bruciarci ulteriormente. Penso che sia... Allora, gli intellettuali hanno una funzione critica, no? E anche oppositiva, come la stampa, rispetto a chiunque sia al governo. Io mi sono sempre sentito di destra quando c'era un governo di sinistra, anche se naturalmente ho le mie inclinazioni. Diciamo, la mia specifica categoria, la fauna dei costituzionalisti, ha il compito di informare su questioni tecniche, difficili, complesse, che è anche difficile da percepire. Io credo che il punto che sia stato poi colto stasera sia dal professor Prodi che dal professor Conte, insomma, è che abbiamo già un sistema sbilanciato, rischiamo di sbilanciarlo ulteriormente facendo dimagrire il Parlamento e deperire il Presidente della Repubblica, infiacchire i contropoteri e i contrappesi senza i quali nessuna democrazia è degna di questo nome. Dopodiché io credo che i libri contengono dei testi, ma i testi sono dei pretesti per discutere dei problemi generali. Io, se devo aggiungere, sono, diciamo, molto grato a chi è stato qui con me stasera. Grazie Michele. Grazie di cuore, perché non tutti i libri belli sono poi così utili, questo è davvero utile per tutti, per chiunque si accosti. Professore Prodi, chiudiamo così, perché abbiamo parlato, non c'è stato tempo di parlare della geopolitica, non c'è stato il tempo di chiedersi quello che aveva detto Biden pochi giorni fa e dai tempi di Lincoln, che la democrazia e la libertà non sono sotto attacco, perché è un tema molto vasto. Invece, tornando, poi se mi dice una battuta noi siamo felici, ma tornando a noi e alla sua vita, alla sua lunga esperienza, alle sue vittorie, perché vittoria è una bella parola, la Schlein, il PD della segretaria Schlein, in questo momento secondo lei le due o tre cose che deve aver presenti più delle altre? Più probabilmente il problema è, io dico quello che penso,
deve riagganciare, ma è un problema di tutti i partiti, anzi, meno del PD che degli altri, deve riagganciarsi con un rapporto popolare. Cioè, nei miei tempi ho preso l'autobus e ho girato un anno per il paese. Se uno lo fa oggi alle fermate dell'autobus non c'è nessuno, però ci sono i media, ci sono... Io quello che suggerì, proprio ho suggerito prima a Letta, poi a lei, dico ma qui bisogna riportare la gente a capire. Oh, io in questi parentesi, in questi mesi sono andato un po' a parlare ai licei o all'università. Trovare dei ragazzi intelligenti, preparati, che non sanno che quest'anno ci sono le elezioni europee, oh, ma per me è una sorpresa, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Oh. Allora io dico, bisogna ritornare al dialogo col popolo, oh, come lo si fa oggi? Lo si fa con i nuovi media. Allora io dicevo, ma prendiamo le 15 parole di cui si parla a tavola, no? Il lavoro, la giustizia, la salute, la pace. E io dicevo, ma il PD ha la capacità di farlo, no? Allora prende una parola per settimana, prende 20 persone di livello che ci sono, che rispondono in rete alle migliaia di persone. Al sabato va in una città italiana coerente con l'argomento, non so se il terzo settore va a Padova, se la finanza va a Milano, e in presenza dice ma il parere dominante è questo, che cosa dite? Si discute una giornata, si fanno le tre pagine su quella parola, dopo 15 settimane c'è il programma. Allora lei, bisogna attirare 1 milione di persone attive. Perché dico questo? Perché incontro dopo 20 anni del programma dell'Ulivo un signore che mi dice oh, sono proprio contento perché nella pagina 93 del programma c'era quello che io le ho detto a Taranto. Ma voglio dire, certo che non è vero, ma questa è democrazia. Cioè è il tentativo, lo sforzo con i sistemi moderni di prendere atto col paese. Il mio consiglio è questo, riprendere il rapporto con il paese, tutto qua. Poi assicuro che si vince, perché se ho vinto io, che avevo un millesimo della forza che aveva Berlusconi, vuol dire che il sistema funzionava. Beh, ho vinto anche perché si è accorto tardi che io esistevo, però ha funzionato. E io non avevo nessun mezzo, e tutti ridevano, diciamo la verità. Ma questa è democrazia. Vi ringrazio di cuore. Michele Ainis, capocrazia. Se il presidenzialismo ci manderà all'inferno per la navi di Teseo, grazie Michele Ainis, grazie al professore Prodi, grazie al presidente Conte. Buon lavoro.